In Friuli Venezia Giulia e fino al 7 settembre resta in vigore il regolamento attuale sul trasporto pubblico locale, in attesa delle linee guida all'avvio del prossimo anno scolastico. Permane l'obbligo della mascherina a bordo dei mezzi con la possibilità di occupazione del 100% dei posti a sedere nel trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ferroviario e marittimo, nonché taxi e autobus. Si tratta comunque di una decisione transitoria e le aziende fornitrici del servizio di trasporto dovranno garantire la sanificazione e dovranno vigilare sul corretto utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Al CTS dico, è il momento di spingere l'app Immuni, far crescere i download tra i ragazzi che andranno a scuola, risultati di prevenzione e risparmio. Il vice ministro della Salute dice profondamente sbagliata l'opera di demonizzazione di Immuni che ha spinto molti italiani a non scaricarla. E aggiunge, se quegli oltre 5 milioni di smartphone che l'hanno scaricata diventassero 10 milioni, sarebbe un passo importante per la prevenzione. E anche un vantaggio economico. In molti casi, dice, ci si sottopone al tampone senza reale necessità, senza aver corso rischi effettivi. Immuni, se diffusa, può essere l'indicatore perfetto e farebbe pure risparmiare cifre importanti al nostro sistema sanitario nazionale. C'è l'accordo sul trasporto pubblico capienza massima dell'80%, dal governo 350 milioni agli enti locali per le corse aggiuntive. La conferenza unificata ha dato il via libera alle nuove linee guida sul trasporto pubblico locale, consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80%, un limite che potrà essere superato arrivando quasi al 100%, installando separazioni irremovibili tra i sedili. Per gli scuolabus invece resta la possibilità di viaggiare con i posti pieni per un massimo di 15 minuti, niente distanziamento per i congiunti. Mascherina a scuola, il comitato tecnico l'ASL potrà introdurre l'obbligo di indossarla anche in classe in base al trend del contagio locale. La nota pubblicata dal comitato tecnico scientifico al termine della riunione di oggi sulla riapertura delle scuole in sicurezza. La protezione non serve se viene rispettata la distanza di 1 metro, ma è possibile una modifica delle raccomandazioni proposte in base all'andamento epidemiologico. Rete unica Telecom dà l'ok a FiberCop e vi trasferisce l'infrastruttura, ma ora bisogna trovare un accordo con Enel o per Fiber. Nonostante l'ottimismo di Telecom, che ritiene possibile un accordo di fusione entro il primo trimestre del 2021, diversi osservatori ritengono siano tanti i nodi da sciogliere e nella migliore delle ipotesi l'intera operazione richiederà molto tempo. Pioggia di contratti sulle società di consulenza, così il governo inglese ha chiesto aiuto pagando 109 milioni di sterline per gestire la pandemia. Tra gli incarichi assegnati dall'esecutivo britannico c'è di tutto, dal milione pagato per aiutare i ministri a trarre le giuste lezioni dalla pandemia, al mezzo milione versato a McKinsey per aiutare a mettere a punto visioni, obiettivi e narrative, insomma, al PwC. Il record dei contratti per un incasso di 20 milioni di sterline. I dubbi sull'efficacia della privatizzazione, appunto, sui servizi pubblici. Notizie da Napoli e dalla Campania. Napoli nasce la pietà al maschile nella chiesa laboratorio a Rione Sanità, dal buio alla luce, dall'abbandono al recupero. A Rione Sanità riapre la chiesa di Santa Spreno ai crociferi, rimasta inaccessibile per 40 anni. Da luogo di culto abbandonato al laboratorio artistico e formativo dello scultore Iago, a ridare la forma e vita alla chiesa seicentesca e la fondazione di comunità San Gennaro, che grazie a un accordo con Curia di Napoli è stata affidata a padre Antonio Loffredo, che ne è il rettore. Capri, la vacanza di lusso del falso diplomatico, hotel a 5 stelle, spese pazze per 15.000 euro. Ha soggiornato 10 giorni in un noto hotel a 5 stelle dell'Isola Azzurra. E frequentato locali e ristoranti di lusso. Ha anche noleggiato un'imbarcazione completa di skipper, godendosi il mare in minicrociere tra Capri e le costiere amalfitane e sorrentine. Notizie dalla Puglia. Tre
troppi contagi Covid, rinviato il concorso per infermieri alla Fiera del Levante, erano previsti 17.000 partecipanti. È stata rinviata la prova scritta del maxi concorso regionale per gli infermieri in programma dal 7 all'11 settembre alla Fiera del Levante di Bari. Si incatena al comune per protestare contro le violenze sui ragazzi a Gravina. A Gravina si susseguono i atti di violenza tra i giovani e il padre di una delle vittime scende in piazza a protestare. Un uomo si è incatenato così davanti al cancello del comune di Gravina, esponendo diversi cartelli con messaggi di protesta come vogliamo la presenza delle forze dell'ordine. Sul posto è intervenuto il sindaco del comune barese, Alessio Valente, spiegando di aver contattato subito le forze dell'ordine per sollecitare nuovamente il potenziamento delle attività di prevenzione e repressione, specie all'interno del centro storico. Notizie da Treviso e dal Veneto. Banchi monoposto, iniziata la consegna a Treviso, ora gli istituti potranno ripartire. Mazzotti primo presso a ricevere gli arredi del commissario. Anche la provincia sta distribuendo le sue 1500 postazioni. Aeroporto Canova, test rumore inadeguati. Il caso è alla Corte dei Conti. La segnalazione di Codacons all'ente veneziano con l'ipotesi di danno erariale. Nel mirino le centraline di rilevamento che dicono modelli superati, cosa nessuno paga. Docige, la rivolta degli eroici. Giustiniani sostiene Drusian. I viticoltori delle rive guidano una cordata valdobbianese e chiedono più tutela. Martedì primo si riunisce il Consiglio, a ottobre il voto. Intanto il prodotto riprende quota. Ceneda, ecatombe di negozi, chiude anche la cartoleria. Dal 30 settembre basterà la Serrande, un'altra storica attività del quartiere Paludetti dell'Ascom, dice zona sempre meno appetibile, il comune ci investa. Treviso, università al via con la metà degli studenti, per le lezioni in aula bisognerà prenotare, corsi in partenza entro fine mese, Ca' Foscari permetterà l'accesso soltanto al 50% degli iscritti. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Trasporti e scuola, trovato il compromesso tra regione e governo, passa la linea dell'occupazione all'80% dei mezzi pubblici. Quindi è arrivata in serata la fumata bianca per l'ultimo nodo, il più spinoso in vista delle riaperture delle scuole, quello appunto sul trasporto pubblico locale. Emergenza Covid prorogata fino al 30 settembre, l'ordinanza regionale, resta l'obbligo di mascherine al chiuso e all'aperto in assenza della distanza, che rimane la prima misura di contenimento. A partire da oggi, martedì 1 settembre, entrerà in vigore l'ordinanza contingibile e urgente di protezione civile numero 27, firmata dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Auto si ribalta nella notte, ferito un 24enne, incidente poco prima delle 23 in via Cussignacco a Pradamano. Un'auto si ribalta nella notte, ferito una 24enne, una ragazza appunto di 24 anni, rimasta ferita la notte scorsa intorno alle 23, dopo aver perso il controllo della sua vettura, una Fiat 500, all'altezza di Cussignacco del comune di Pradamano. La macchina si è ribaltata nell'area del sottopasso e per la ragazza si è temuto il peggio. Fa retromarcia e travolge l'anziana moglie che muore. La tragedia nel pomeriggio di ieri a Trieste, in strada di Fiume, nel vialetto di casa. La coppia era sposata da oltre 50 anni. Una tragedia appunto nel pomeriggio di ieri a Trieste, in strada Fiume, dove un uomo, facendo manovra con la sua auto nel vialetto di casa, ha investito accidentalmente la moglie, una donna di 90 anni. Ancora rintracci nella notte, migranti lungo i binari, insomma la mattinata rallentamento dei treni per la presenza di un gruppo di stranieri nel capoluogo friulano. Nuovi rintracci di migranti e questa notte, nella prima mattinata in provincia di Udine, un gruppo composto da circa 10-15 cittadini stranieri è stato notato camminare lungo la linea ferroviaria Trieste-Udine-Venezia in via Basaldella a Udine. Per la loro identificazione è intervenuta la polizia ferroviaria. La loro presenza in prossimità della rotaia ha richiesto il temporaneo rallentamento del traffico ferroviario per motivi di sicurezza. Ci sono ritardi fino a 30 minuti per chi viaggia in treno. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.